Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come mascherare e coprire un faretto da incasso nel cartongesso prima di tinteggiare. Mi raccomando, non intervenite mai sui fili senza essere dei professionisti abilitati, perché è molto pericoloso. Noi non toccheremo assolutamente i fili, quindi lavoreremo solo sulla miniera. E solitamente questi faretti di incasso hanno due molle che li tengono agganciati alla base del cartongesso. Tirare leggermente. Potete vedere, l'ho tolto di un paio di centimetri. A questo punto, col nastro di carta, mi creo un piccolo bordo e posso andare a lavorare tutto intorno senza sporcare. Una volta completata la tinteggiatura, eliminiamo il nastro di carta e semplicemente spingiamo il faretto all'interno. Ecco fatto. Torna al suo posto e noi abbiamo, siamo riusciti a lavorare bene tutto.